Alessandro Magno, colui che divenne leggenda nello spazio breve di una giovinezza che si era appena affacciata all'età matura, l'unico tempo peraltro che gli fu concesso di vivere. Ma agli inizi non gli fu affatto facile dimostrare al mondo quanta forza e quanta audacia ci fossero nei suoi anni acerbi. Alessandro era salito al trono di Macedonia da appena 20 anni e già le città greche, che erano state sottomesse da suo padre Filippo, speravano di poter approfittare della sua giovane età per riconquistare la libertà perduta. In fondo, ripetevano, Alessandro non era altro se non un pais, un meirachion, un ragazzino, un bambinone. Demostene, il celebre oratore che aveva praticamente passato gran parte della sua vita a combattere contro suo padre Filippo, Demostene gli aveva appiccicato addosso il nomignolo di Margite, come quel personaggio pseudo-omerico di proverbiale stupidità che conosceva molte arti, ma le conosceva tutte quante male. E poi Demostene continuava a ripetere che probabilmente Alessandro non avrebbe mai messo il naso al di fuori del regno di Macedonia e si sarebbe accontentato di passeggiare all'interno della sua reggia, la reggia di Pella. Dovettero ricredersi tutti quanti molto presto, perché Alessandro, giovanissimo, conquistò il mondo.